Buongiorno a tutti, se avete acquistato un prodotto Canon Italia sarete sicuramente a conoscenza di Canon Pass. Canon Pass è un progetto creato in esclusiva per i clienti che hanno acquistato prodotti con garanzia italiana da parte di Canon. È un portale internet che vi permette di registrare i vostri prodotti appena acquistati e vi permette anche di attivare dei vantaggi molto interessanti. In questo video vi faremo vedere come registrare il prodotto, come attivare la garanzia e come attivare gli altri prodotti, che vi ricordo velocemente quelli che sono: 75 GB di spazio su il cloud di Rista, 50% di sconto su HDBook e per finire 50 euro di sconto su un corso di Canon Academy. Andiamo adesso a vedere col computer come si fa. Bene, allora andiamo su Canon Pass, Google, scriviamo Canon Pass e accediamo al portale internet. Una volta dentro dobbiamo registrarci, quindi clicchiamo su Registrati, inseriamo il nome, cognome, l'email, che vi consiglio di tenere aperte in un'altra scheda in modo tale da poter attivare immediatamente l'account, telefono, e la provincia di residenza. Se abbiamo una partita IVA mettiamo sì, altrimenti no. Categoria prodotto fotocamera, possiamo scorrere la tendina o digitare direttamente il modello di fotocamera, in questo caso una EOS 5D Mark IV, mettiamo la data di acquisto e il numero seriale. Il numero seriale si trova o sul body direttamente o sulla scatola, dopo vi faremo vedere dove. Inseriamo poi il negozio in cui avete acquistato il materiale, quindi in questo caso Bergamo, Fototeca Cesni, e poi mettiamo una password per registrarci. La password, mi raccomando, deve contenere una lettera maiuscola almeno e un carattere numerico, altrimenti non viene riconosciuto come giusta. Confermiamo di aver letto i termini di condizioni privacy. Una volta registrati, allora ci arriva un messaggio di conferma, ma andiamo all'home page per poter entrare nel portale. Allora, una volta cliccato su home page, vi ricordo che dovete confermare la mail che arriva direttamente da Canon per l'attivazione dell'account. Inseriamo lo username, che in questo caso è la mail, e la password. Una volta entrati, potete vedere che entriamo nella dashboard del nostro profilo, dove ci sarà una foto profilo e i vari materiali che abbiamo acquistato e che abbiamo potuto registrare. Vi ricordo che Canon Pass è nato da non più di 6 mesi, di conseguenza non tutti i prodotti che magari avete acquistato sono registrabili in questo portale. Ma andiamo adesso a vedere, nel caso in cui siete già registrati a Canon Pass, come poter registrare un nuovo prodotto e attivarne la garanzia, perché comunque come si attiva la garanzia si effettua nello stesso modo sia che siate già registrati o meno. Allora, in alto a destra di fianco la foto del profilo, schiacciamo registra nuovo prodotto, andiamo a schiacciare in questo caso obiettivi, perché andiamo a registrare un obiettivo che è un 24-70 f2.8 ISM secondo, la data d'acquisto la inseriamo. Andiamo a inserire il numero di seriale, la provincia, se abbiamo acquistato in un negozio, quindi esce fuori direttamente a Bergamo il nostro negozio, e poi dobbiamo mettere la regione sociale del negozio. Andiamo a registrare il prodotto. Perfetto. Se adesso torniamo all'home page, possiamo verificare che il nostro obiettivo 24-70-28 è stato registrato correttamente. Andiamo ora ad attivare i vantaggi che si possono attivare con questo obiettivo. I vantaggi sono:
estensioni di garanzia 2 anni più 2, rivista 75 giga, cioè 75 giga di spazio sul cloud dato da Canon, 50 euro di sconto su un corso fatto da Canon Academy e 50% di sconto sulla stampa di un fotolibro HD Book, il quale è un servizio che noi stessi forniamo. Attiviamo ora la garanzia per il nostro obiettivo, schiacciamo su attiva 2 più 2 estensioni di garanzia. Per farlo non dobbiamo far altro che inserire una copia scansionata o fotografata della ricevuta d'acquisto dell'obiettivo e inserire una foto o una scansione della scatola dell'obiettivo come prova d'acquisto dell'oggetto. Una volta caricate nel portale i due documenti, attiviamo il vantaggio e la registrazione è effettuata con successo. Torniamo ora sull'home page per verificare che tutto sia andato a buon fine, clicchiamo sul nostro 2470 e vediamo che estensione garanzia 2+2 e in questo caso il corso Academy sono già stati attivati e mancano da essere attivati 75 giga di sconto di giga di spazio sul cloud o 50% di sconto su HD Book. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè quello di registrarsi ai 4 anni di garanzia del nostro prodotto. E non ci resta quindi che salutarci e l'appuntamento per un prossimo tutorial col fine di potervi aiutare sempre al meglio delle nostre possibilità. Alla prossima!